Buongiorno ragazzi, mi sto apprestando a pranzare con queste cose molto buone. Ho montato il video stamattina, l'ho già caricato, si dovrebbe pubblicare tra circa mezz'ora e basta, poi vedi anche fare. Oggi purtroppo è sabato e tutto settembre la biblioteca il sabato pomeriggio è chiusa, quindi sono fottuto. Devo riuscire a studiare o in un altro posto o qui a casa. Adesso mi invento qualcosa. A cazzo, io sto parlando forte, ma Frank dorme ancora. Ha fatto un po' tardi ieri, Franchino, eh? Beh, buon appetito. Davanti a una nuova puntata di Suits. Che non ho ancora capito come si pronunci. Suits. Merenda nella pausa studio. Adesso che ho finito Narcos, stavo pensando a che anime guardare. Ho voglia di guardare un anime. La sera spesso vedo film e comunque serie TV ogni tanto le ficco. Però ho voglia di guardare un anime. E mentre cerco e mi faccio consigliare cosa, finisco Penny Dreadful. Dato che sono al terzo episodio dell'ultima stagione e non posso lasciarla in sospeso. Come vi dicevo nel vlog di ieri, odio lasciare serie, film varie in sospeso. A volte capita se fanno proprio schifo, soprattutto le serie, perché mentre un film resisti un paio d'ore massimo e poi sei a posto, le serie TV sono lunghe. Però non mi piace. E questa mi stava piacendo di serie, non toppissimo, però mi stava piacendo, quindi finiamola. Porca paletta, mi stavo facendo la doccia, sono uscito, mi stavo asciugando i capelli. Intanto avevo il computer acceso e la lavatrice che stava andando, stavo facendo la lavatrice. Ed è saltata la luce e non ho idea in questa casa di come si faccia a riaccendere perché non mi era mai saltata. Oltretutto la lavatrice è a metà, il computer mi è quindi crashato con tutto quello che c'era aperto, il frigorifero sarà spento e tutto. Dobbiamo andare a cercare di risolvere la situazione, non so come! Ce la faremo. Come potete vedere, non succede niente. Se il coso per la luce non è lì, non so dove sia. Ma qual è il mio però? Ce n'è solo uno giù. Sono tutti su, tranne questo qua, che è senza però scritte. Sarà questo? Andiamo a vedere. Non sto capendo. La lavatrice ha ripreso a funzionare, però la luce non si accende. Ah, forse qua, ragazzi. Comunque ragazzi, l'altro giorno ad allenamento di Ultimate Frisbee sono caduto sulla stessa gamba per 2-3 volte. Il muscolo mi fa un sacco male perché devo averlo picchiato un po', cioè devo esserci caduto così tante volte sopra e violentemente che sia un po' tutto indolenzito, sfregiato e fa male proprio a toccare il muscolo. In più mi sono anche sbucciato ovviamente. E secondo me si sta infettando perché ha un colore strano. Che ne dite? Sono uscito di casa, direzione casa di Cesare. Non tanto per vedere Cesare, cioè anche per vedere Cesare, ma soprattutto per vedere un vecchio amico grappa-like. Ciuve! Non mi leccare la ferita, cretino. Come stai, Ciube? Tutto bene? Tutto bene, ciao. Oh. Cosa stai per fare? Ti sto per buttare... Che cos'è? Del benzalcol, la clorettina. Ma brucia quello. Ah, c'è anche... Ciube, mi vuol far male il tuo padrone. Si infetta una fave. Mi deve disinfettare la ferita perché... Perché non ho nulla per disinfettare la casa. Ciube, lecca. Che la infetti di più. Metti sopra. Ti levi, Frise? Smetti di cercare di bere dai cessi. Ma io non lo so. Che schifo. Vai. Soffri, maiale. No, non brucia questa. Un pochino. Super, no, te non leccarlo però. Ma che cos'è esattamente quello? È benzalconio e clorexidina. E ti butto su. Ah, brucia, brucia un botto. Vuoi vedere la schiumina? Vuoi vedere quanta lercia la tua ferita? Guarda, quanta lercia. Ferossido di idrogeno. Grazie, Cesu. Andiamo a fare un giro, andiamo. Sei carico, Ciube? Let's go! Nuove avventure ci attendono. Cesare ha detto che oggi mi posso concedere una schifezzina e tra... Mi hai detto tu andiamo a prendere gelato. L'hai detto vuoi tu. Vuoi gelato, sì. E quindi... Gelato. Ciume, ne vuoi un po'? No. Che stai facendo? Sto filmando Ciume che fa lo schizzatino e morde e fa cose. Sta diventando grande, eh.
Ciube! Oh, non riesce mai a prendere al primo colpo. Drifta sempre. No, la prendo io. No, dammela. 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 Lascia, Ciube. Ciube. Si torna a casa. Stendiamo i panni. Stasera, ragazzi, è sabato sera, quindi serata nerd. In realtà dovevo uscire perché c'era Cesare e Cesare, miracolo, voleva uscire, però si è ricordato di dover in realtà lavorare e ha quindi detto dai, usciamo domani sera. Poi si è ricordato di dover lavorare anche domani sera, quindi anche domani sera probabilmente sarà una serata nerd, però domani non sarà una giornata nerd perché andremo all'Expo Bici di Padova. Quindi non perdetevi il vlog di domani, mi raccomando. Però per quanto riguarda oggi, tornando al presente, io di là sto cucinando. Frank mi ha addirittura detto, ordiniamo una pizza? E io gli ho detto, no. Comunque sia, sto cucinando e non sapevo che cosa guardare. Sono tentato da due film. The Road, che ho già visto per metà e poi mi sono addormentato, ma era molto bello, e che ero molto stanco e vi parlo comunque di anni fa. Oppure un film che mi avete consigliato voi, che è una commedia, credo, romantica, credo, che parla di cucina indiana. Di questo sono sicuro. Today's Special, su Netflix. Non mi ricordo chi di voi me l'aveva scritto in un commento di guardarlo, quindi magari gli do una chance. È vero che ho rifiutato di ordinare la pizza? No. Come no? No. Sì, invece, non mentire. No. Ah. Dai, vada per Today's Special. Se non mi piace, non guardo più nessun film che mi consigliate nei commenti, ok? Comunque vi ringrazio a proposito perché nel video in cui vi ho chiesto di consigliarmi dei film... Aspetta, film, stai fermo. Me ne avete consigliati tantissimi, avete commentato un sacco e vi ringrazio molto. Tanti film che avete detto li ho già visti, molti altri non ho la più pallida idea di che cosa siano, per cui perfetto. Prenderò sicuramente spunto, oggi non c'avevo voglia di guardare, cercare, vedere, valutare. Ho aperto Netflix, c'era questo qua che mi avevate detto voi. Comodo comodo, però in futuro sicuramente andrò ad accingere dalla vostra lista. Ok gente. Per colpa vostra non posso portare a termine la mia serata nerd. Semplicemente mi è venuto in mente che domattina, dovendo essere alle 9 in un posto per partire ed essere a Padova per le 11, che poi non è Padova, è... non lo so, sui Colli Euganei, credo. Comunque. Per essere all'Expo Bici alle 11 devo partire da qua circa alle 9. Il che vuol dire che non ho tempo domattina come al solito per montare il video. E mentre ora stavo per iniziare una puntata di Dead 70's Show prima di andare a letto, non lo posso fare perché devo montarlo ora. Quindi ci salutiamo qua, è tempo di montare questa meraviglia di vlog, quindi a domani con un nuovo video. Che sarà quello della fiera, quindi... lasciate un mi piace qui sotto, arriviamo a 1000, mi aiuta davvero tanto, grazie, ciao. Devo sbrigarmi perché comunque ho sonno. Iniziamo bene, la mole di frutta e verdura che ho comprato non è indifferente al momento. Questi però li prendo.